Erano le 7 del mattino. Scinnia adagiò dal letto e si chiuse in bagno. Come sempre faceva, per prima cosa si tagliò allo specchio e storcì la bocca. La sua faccia non gli piaceva. E allora che la tagliava a fare? Sentì un grido acutissimo di Livia. Si precipitò, aprì la porta. Livia era nella camera da pranzo. Il divano era vacante. «È fuggito!» disse tremante. Con un salto il commissario fu sulla verandina e lo vide, un puntolino a ripa di mare che si dirigeva verso Vigata. Mutante com'era, si lanciò all'inseguimento. François non correva, camminava deciso. Quando sentì alle sue spalle i passi di qualcuno appresso a lui, si fermò, senza manco voltarsi. Montalbano, col fiato grosso, gli si accoccolò davanti, ma non gli spiò niente. Il piccilitro non piangeva, gli occhi erano fermi, tagliavano al di là di Montalbano. «Je veux maman», disse. Vide arrivare Livia di corsa. S'era infilata una sua camicia. La fermò con un gesto, le fece capire di tornare a casa. Livia obbedì. Il commissario pigliò il piccilitro per mano e principiarono a camminare allento allento. Per un quarto d'ora non si dissero una parola. Arrivati a una barca tirata a secco, Montalbano s'assittò sull'arena. François si mise a lato e il commissario gli passò un braccio attorno alle spalle. «Io, persi a me mace, che era magari più nico di tia», esordì. E iniziarono a parlare, il commissario in siciliano e François in arabo, capendosi perfettamente. Gli confidò cose che mai aveva detto a nessuno, manco a Livia. Il pianto sconsolato di certe notti, con la testa sotto il cuscino perché suo padre non lo sentisse. La disperazione mattutina quando sapeva che non c'era sua madre in cucina a preparargli la colazione. O qualche anno dopo la merendina per la scuola. Ed è una mancanza che non viene mai più colmata, te la porti appresso fino in punto di morte. Il bambino gli spiò se lui aveva il potere di far tornare sua madre. «No», rispose Montalbano, «quel potere non l'aveva nessuno. Doveva rassegnarsi». «Ma tu avevi tuo padre», osservò François, «che era intelligente davvero e non per vanto di Livia». «Già, avevo mio padre». «E allora», spiò il piccilitro, «lui era inevitabilmente destinato ad andare a finire in uno di quei posti dove mettono i bambini che non hanno né padre né madre». «Questo no, te lo prometto», disse il commissario e gli porse la mano. François gliela strinse, tagliandolo negli occhi.